Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altri paesi si celebra l'ascensione di Gesù al cielo, avvenuta 40 giorni dopo la Pasqua. Contempliamo il mistero di Gesù che esce dal nostro spazio terreno per entrare nella pienezza della gloria di Dio, portando con sé la nostra umanità. Cioè, noi, la nostra umanità entra per la prima volta nel cielo. Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei discepoli davanti al Signore che si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Non ci furono in essi dolore e smarrimento, ma si postrarono davanti a Lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. È il ritorno di chi non teme più la città che aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il tradimento di Giuda e il rinnegamento di Pietro, aveva visto la dispersione dei discepoli e la violenza di un potere che si sentiva minacciato. Da quel giorno per gli apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme, in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dalla ingiustizia e dalla violenza, perché sopra ogni città c'è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio è uomo vero, col suo corpo di uomo, è in cielo. E questa è la nostra speranza. È l'ancora nostra che è là. E noi siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino da prendere il volto di un uomo, Gesù di Nazaret. Egli rimane per sempre Dio con noi. Ricordiamo questo, Emanuele, Dio con noi, e non ci lascia soli. Possiamo guardare in alto per riconoscere davanti a noi il nostro futuro. Nell'ascensione di Gesù, il crocifisso risorto, c'è la promessa della nostra partecipazione alla pienezza di vita presso Dio. Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all'evento della sua morte e risurrezione, aveva detto loro: di questo voi siete testimoni. Cioè i discepoli, gli apostoli, sono testimoni della morte e la resurrezione di Cristo, in quel giorno anche dell'ascensione di Cristo. E in effetti, dopo aver visto il loro Signore salire al cielo, i discepoli ritornarono in città come testimoni che con gioia annunciano a tutti la vita nuova che viene dal crocifisso risorto, nel cui nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Questa è la testimonianza fatta non solo con le parole, ma anche con la vita quotidiana. La testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nelle carceri, nelle case per gli anziani, nei luoghi affollati di immigrati,
nelle periferie della città. Questa testimonianza noi dobbiamo portarla ogni settimana. Cristo è con noi. Gesù è salito al cielo. È con noi. Cristo è vivo. Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa testimonianza saremo rivestiti di potenza dall'alto, cioè con la potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa missione, la presenza tra noi del Signore risorto che con il dono dello Spirito continua ad aprire la nostra mente e il nostro cuore per annunciare il suo amore e la sua misericordia anche negli ambienti più refrattari delle nostre città. E lo Spirito Santo, il vero artefice della multiforme testimonianza che la Chiesa e ogni battezzato rendono nel mondo. Pertanto, non possiamo mai trascurare il raccoglimento della preghiera per lodare Dio e invocare il dono dello Spirito. In questa settimana, che ci porta alla festa del Pentecoste, rimaniamo spiritualmente nel Cenacolo, insieme alla Vergine Maria, per accogliere lo Spirito Santo. Lo facciamo anche ora, in comunione con i fedeli radunati al santuario di Pompei per la tradizionale supplica. Regina Cieli, letare, alleluia. Alleluia, con me luisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexis Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi ricorre la 50ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, voluta dal Concilio Vaticano II. Infatti, i padri conciliari, riflettendo sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, compresero l'importanza cruciale delle comunicazioni, che possono gettare ponti tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali e i popoli, e questo sia nell'ambiente fisico sia in quello digitale. Rivolgo a tutti gli operatori della comunicazione un saluto cordiale e auspico che il nostro modo di comunicare nella Chiesa abbia sempre un chiaro stile evangelico,
uno stile che unisca la verità e la misericordia. Saluto tutti voi, fedeli di Roma, e pellegrini dall'Italia e da vari paesi. In particolare, i fedeli polacchi di Varsavia, Lowitz e Ostroda, il Filarmonici di Vienna, il gruppo irlandese Amici di Monsignor O'Flaherty, gli studenti del Collegio Corderius, Paesi Bassi, e la Cattolici Accademici Verbindung Capitolina. Saluto i partecipanti alla Marcia per la Vita, gli amici dell'Opera Don Folci e del Preseminario San Pio X, gli scout d'Europa di Roma Ovest e Roma Sud, e i numerosi cresimanti della Diocesi di Genova. Siete rumorosi, genovesi, eh? Oggi, in tanti paesi, si celebra la festa della mamma. Ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che sono oggi in piazza, le nostre mamme, quelle che ancora sono fra noi e quelle che si sono andate in cielo, affidandole a Maria, la mamma di Gesù, e insieme per tutte le mamme preghiamo l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.